ha vinto la squadra che ha giocato meglio. Hanno fatto, non è solo essere abituati, hanno anche giocato molto bene, hanno capito quello che ci metteva in crisi, che è la battuta float, ci hanno messo in crisi con la battuta float e sono stati molto bravi a non sbagliare, hanno giocato su molte situazioni a non sbagliare. Noi abbiamo avuto nuovamente un'ansia da prestazione pazzesca, e come spesso è capitato quest'anno, e penso che al di là di quello che hai detto, che è verissimo, abbiano completamente meritato di vincere, perché anche quando ci hanno dato l'opportunità noi non ci siamo stati. Credevo di riuscire a far capire determinate cose, soprattutto del proprio modo di essere, della volontà di essere in campo come protagonisti, non come pedine in uno spettacolo di altri. E non ci sono riuscito, questo è un fallimento grandissimo. È vero che lo sport non è, no, come diceva l'anno scorso in NBA con l'intervista bellissima, che non è sempre fallimento così così, però credo che per noi stare fuori dalle quattro dopo l'anno che abbiamo fatto, indipendentemente dai meriti dell'avversario, che sono superiori, ha nettamente meritato di vincere questa serie, sia un fallimento, e credo che sia giusto prendersi responsabilità. Quindi se noi non siamo riusciti ad arrivare a giocare bene quando dobbiamo giocare bene, perché quando abbiamo avuto l'obbligo di vincere quest'anno è sempre stato un po' un disastro, penso che sia giusto prendersi responsabilità. Quindi, come ho detto, la società è assolutamente responsabilità mia non essere riuscito a far fare ai ragazzi questo step, e quindi mi prendo tutte le cose del caso, e credo sia giusto così. Quindi, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, insomma, rimane la Coppa Italia una speranza in quel campo. In questo momento la delusione è gigantesca, io non riesco a vedere, non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno, io non riesco a vedere il bicchiere, perché per quello che ho detto prima, quindi sì, sarà molto complicato, ma dobbiamo essere bravi poi a cancellare, e non a cancellare. Vediamo se questa cosa qua ci farà scattare qualcosa, perché Coppa Italia sono comunque gare, gara 1, gara 2, gara 3 con Pineto, quindi ragazzi, se ce l'abbiamo poi giochiamo, sarebbe ora anche di ripagare tutti quelli che hanno messo qualcosa su di noi. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, però onestamente siamo mancati molto, quindi sarà meglio sì darci, cioè, riuscire ad azzerare e darci un giro, però ripeto, questa è assolutamente responsabilità totalmente mia. Io sono allenatore e mi occupo di pallavolo di campo. Io credo che in generale lo sport in questo momento non sia sostenibile, quindi o si cercano delle vie alternative che da altre parti nel mondo hanno già creato, chi senza tanta cultura sportiva costruendo uno show, chi nel vecchio continente costruendo delle cose attorno allo sport, per esempio, no, nel calcio in Inghilterra. Quindi credo che si debba andare per forza in quella direzione. In Italia lo sport, tra virgolette, minore, pallavolo, pallacanestro, o ci sono dei grandi magnati o ci sono delle aziende, cioè delle società che fanno fatica, no? E quindi fa parte del gioco. Io non lo so, non sono così pratico in materia. Per quello che riguarda il pensiero generale, capisco le società come la nostra, che non hanno una grande azienda dietro, che si fanno un mazzo per tirare fuori qualunque tipo di centesimo, che cercano altre entrate. E per quanto riguarda il risultato di oggi, credo che... No, guarda, non devo, ripeto, fare il lacchè, perché il mio mandato è nelle mani della società, quindi non ho bisogno di queste cose qua, fortunatamente, per vivere la mia vita felice. Però credo che la società abbia fatto non tutto, di più. Siamo mancati noi, quindi sono mancato io, il resto secondo me è contato poco. Questa sconfitta mette in discussione, insomma, il tuo futuro a Cuneo? Guarda, io sono abituato, io ho un contratto, ma io sono tifoso di questa società, quindi se ragionando si venisse fuori che la responsabilità è mia, non avrei nessun problema. Chiaro che spero di no, perché penso che abbiamo fatto in generale un ottimo lavoro, abbiamo riavvicinato la gente a noi, che era una cosa molto importante. Penso altresì che però non siamo andati dove potevamo andare, e quindi ci può stare che venga questo di prendersi le responsabilità, e nel caso il responsabile sono io.